Salve, quest'oggi vi parlo di serratura doppia mappa, modello CR MRX, serratura piena di dispositivi di antimanipolazione, contro il modello bugaro classico, contro quello nuovo automatico turbo. E vi presento oggi l'apertura ben diversa di quello che avete visto già. Allora, la serratura è dotata con dispositivi magnetici inseriti nella chiave e denti mobili. E quindi solo la sua chiave, già dotata di queste due cose, può girare e mettere la serratura in cifratura che può fare l'apertura. Se va inserita un'altra chiave senza questi dispositivi magnetici, e dente mobile non parte neanche, ciò che impedisce l'uso di vari grimaldelli che vanno a manipolare sia una per una sia tutte insieme, eccetera. Il nostro kit contiene quattro stecche, così copriamo l'apertura a destra, l'apertura a sinistra, orientazione gorges esterne, gorges interne. In questo caso, come l'abbiamo montata, dobbiamo usare queste due, DX1 e DX2. Facciamo un reset dei perni, li portiamo in altezza massima, da qui si comanda la frizione. Si lavora con una frizione più leggera del solito, ma quando l'operatore lo tocca subito capirà quale sarà la frizione giusta. Non è un attrezzo di forza, quindi non c'è bisogno di fare tanti tiri che poi si rischia a rompere la stecca. Una volta azzerati i perni, con dispositivo DX1 entriamo, facciamo la girata, alziamo le corges. Se sbagliamo qui, entriamo con l'altro, allora lui non partirebbe perché non sono al suo posto sia magnete sia dente mobile. Quindi si parte con DX1, frizione leggera, si alzano le gorges e qui si dà un tiro e un rilascio. Quando si vede, le gorges piano piano scendono. Allora, si sente che abbiamo attivato le gorges galleggianti, quindi abbiamo più strada nel tirata, cioè tira di più, ruota di più. E adesso in questo momento si azionano anche denti a fianco che cercano di impedire l'impressione che la gorges trasmette sul perno mobile della stecca. In questo punto l'operatore può continuare leggermente a tirare e rilasciare, oppure può rallentare la frizione per bene, fare un paio di tiri, ma non scaricare tutta la serratura. Allora, cioè basta un 5 minuti di pratica e si risolve il problema. Quando siamo in cifratura come adesso, possiamo fare tiro qui, così i nostri denti diventano duri e non si muovono più. E quindi abbiamo la mappa della prima girata, cioè DX1. Prendiamo la stecca DX2, azzeriamo i suoi perni, rallentiamo un po', azzeriamo perni, frizione lenta, si muovono sì, possiamo anche memorizzare più o meno la frizione e poi lo usiamo per fare la manipolazione. La serratura parte, alza le gorges e sempre questo movimento di tiro e rilascio. Cioè non si sente neanche l'antideco, non si sentono le gorges galleggianti, parte. Facciamo tiro,
Completiamo la girata, riprendiamo la stecca 1, facciamo l'apertura e la stecca 2, finiamo l'apertura. Se qua c'è la palla, non la maniglia, con stecca 1 possiamo fare anche il mezzo giro. La serratura rimane non danneggiata dalla manipolazione, quindi il proprietario può venire con la sua chiave, chiudere o aprire. La stessa cosa si ripete quando la serratura è girata con le gorges all'interno. Abbiamo le due stecche per l'interno e la differenza è che la frizione dei perni si comanda con questa chiavetta qui al cima della stecca. Possiamo tirare o rallentare, quindi scegliere la giusta trazione tra i perni. Nel kit ci sono anche previsti perni da 1 a 7, perni fissi. Se l'operatore vuole cambiare la cifratura e mettere perni fissi, specialmente su prima e sesta gorges, per facilitare la procedura, uno può cambiare. Adesso io, se cambio con quel fisso corrispondente a quell'altezza e quell'altro sulla sesta gorges, la procedura viene più facile, ma anche così non è difficile, perciò è meglio averli, tanto fanno parte del kit. Con questi attrezzi si possono aprire anche altre serrature tipo Mottura, tipo Altra, tipo Securem. Poi nel nostro sito si vede la lista completa di tutte le serrature che si aprono con questo kit. Vi ringrazio di aver guardato quel filmato e buona giornata!